Amici di Sportland, dallo Sport Promotion di Comasina va in scena la prima sfida dei quarti di finale del campionato di calcio a 5. In campo ci sono i Diavoli in maglia nera contro AC Vostra invece in maglia verde, due squadre divise da una categoria, infatti i Diavoli sono in Serie A, arrivati primi in Serie A, AC Vostra invece hanno giocato il campionato di Serie B. Midulla si gira bene, parte il sinistro, respinta del portiere, ancora Midulla, ancora la parata di Boninsegna. Bello qui lo scambio col destro, porta in vantaggio gli AC Vostra, a sorpresa Mauro Parisi. Midulla! Mamma mia, che gol finalmente direi di Marco Midulla dopo tantissimi tentativi. Attenzione, qui arriva ancora il vantaggio degli AC Vostra con il gol di D'Alessandro all'improvviso. Attenzione, entra in area di rigore, scarica per il 3-1 di Al-Salih. Calcio punizione, pronto Midulla, risposta del Boninsegna, poi la palla rimane buona ancora, grande risposta di Boninsegna. Al-Salih prova la porta e la trova, Al-Salih doppietta e 4-1. Pallone che arriva, Midulla che riapre la partita, doppietta del capitano. Attenzione! Arriva il gol di Parisi, doppietta per lui. Ancora però dall'altra parte, Pelosi. Midulla, salta tutti, Midulla attraversa. Al-Salih, bella la sponda! Poi sinistro di Franconi. Siamo 6-3 per gli AC Vostra che non mollano di un centimetro. Pinto dall'altra parte Al-Salih. Per chiudere forse definitivamente la sfida, Al-Salih! Al-Salih! Tripletta! Arriva ancora Al-Salih! Chiude tutto definitivamente con il poker personale. Ancora l'occasione per il 9-3. Palleggiano in area e calcia per il gol del 9-3. E finisce qui, dunque AC Vostra vince 9-3, impronosticabile, 9-3 contro i Diavoli e vola in semifinale. Eccoci dunque con tutta la AC Vostra, AC, non si capirà mai, AC loro, ecco, AC Vostra in, al completo, insomma un 9-3 impronosticabile alla vigilia, un po' qualcuno diceva, ha ricordato Roma-Barcellona, me l'ha detto lui, quindi prima, sì, no, qualcuno mi ha detto insomma Roma-Barcellona, lui, eccolo. AC Vostra è infatti un po' romano. Chiedo a te che hai fatto più gol di tutti, poi magari andiamo anche da altri. Insomma, che cosa puoi dirmi su questa sfida? Adesso andate in semifinale, cosa si può fare adesso per arrivare fino in fondo, insomma, con questa lucidità che avete avuto oggi? Allora, diciamo che noi ce la sentiamo un po' come il Leicester, perché nessuno ci dava una lira, invece c'è Jamie Vardy, lui assomiglia a Riyad Mahrez, lo vedi. Però al di là di questo, la cosa importante al di là del risultato è che di solito parlavamo, urlavamo, facevamo, oggi eravamo una squadra e gli altri ci hanno temuto psicologicamente prima di tutto. E ora noi non abbiamo niente da perdere, quindi ora noi ci divertiamo. Bene, quindi si dorme presto, si mangia bene, sì, amore, fino a sabato va bene, poi vediamo. Però insomma, dai. Sono orgoglioso di tutti i ragazzi. Bene, manca il portiere che è stato un protagonista anche lui assoluto, purtroppo Boninsegna ce lo siamo persi, però fategli... Lui è il nostro Maurone, è il nostro portiere per tutto l'anno, tranne stasera. E ha fatto grande applauso. Bene. E non puoi fare l'intervista perché non parla italiano, è solo Salernitano. Ragazzi, vi faccio un grande in bocca al lupo. Grazie. E grandissimi complimenti per questa sfida e ci rivediamo alla prossima.